Sì, il primo tempo è stato molto più combattuto sicuramente, il secondo tempo meno, anche perché la sensazione che ho avuto dal campo, anche da un punto di vista fisico, entrambe le squadre avevano qualcosa meno e di conseguenza c'è stato qualcosa meno anche in aggressività, in ritmo, e quindi un po' tutte e due le cose hanno portato a un secondo tempo con meno situazioni, con meno intensità. Il proprio tempo sicuramente è stato molto più combattuto e con magari poche occasioni, però anche se nel tempo l'abbiamo avuto una veramente importante con Magnaghi, però sicuramente è un punto per noi estremamente importante che ci garantisce la permanenza in questa categoria e mi sento di fare veramente tanti complimenti alla squadra perché ha meritato questo traguardo perché la nostra squadra è una squadra sempre molto giovane, che spesso non viene poco considerato questo aspetto, in un campionato così complicato, perché è dall'inizio che diciamo che questo campionato è molto complicato, la squadra ha avuto sì degli alti e bassi, ma comunque ha avuto sempre la forza di reagire in quei momenti di difficoltà. E ottenere una salvezza matematica, due giornate alla fine, è qualcosa di eccezionale per noi, cioè eccezionale per noi. Se pensiamo contro chi andiamo a giocare, non per ultimo il Teramo di oggi, il valore della squadra, una squadra che a oggi è un punto dietro di noi, ma ce ne sono anche altre. Perciò veramente tanti complimenti a tutto il gruppo perché questo è un risultato loro, di tutto quello che hanno fatto, delle sofferenze, dei momenti di gioia, perché in un campionato, come dico sempre, devi un po' assaporare un po' tutto, tutti i momenti. Se li conosci tutti, secondo me dai più valore a un risultato. Ecco, e loro l'hanno fatto, lo abbiamo fatto quando le cose non andavano bene. Sicuramente oggi è una giornata per noi felice, importante, quindi sono molto contento e ci rimangono altre due partite dove si può giocare un pochettino più liberamente. Commissario, c'è stato un momento nella prima parte di stagione in cui forse il potere aveva fatto un pensierino a qualcosina in più, non lo so, Non so cosa il pensiero in più cosa si intende quando magari davanti. piazzamento playoff, non so. Sì, ma il piazzamento playoff è comunque è alla portata di tanti. Cioè, perché se andiamo a vedere la classifica, alla portata di almeno, non lo so, ma mi viene da di 6-7 squadre che si lotteranno un paio di posti però. Quindi, cioè, quello secondo me è un obiettivo che tante squadre hanno fin dall'inizio. Il nostro è un qualcosa in più, quindi cioè, avere una buona classifica al girone d'andata non ti garantisce niente. Perché noi abbiamo fatto un buon girone d'andata, 24 punti, oggi a oggi ne abbiamo 19, quindi hai fatto qualcosa meno, quindi insomma cioè, non è così semplice. È chiaro, avere una buona classifica ti consente di stare in una posizione di playoff in un certo momento, ma devi arrivare alla fine in posizione da playoff, quindi i pensierini, è chiaro che fino a un mese e mezzo fa, quando mancavano 9 partite alla fine con 39 punti, sicuramente insomma, con un calendario nemmeno estremamente difficile, però difficile sempre sulla carta perché poi dopo vediamo un po' quello che succede, magari qualche posizionamento migliore ci poteva anche stare. Però siccome il campionato, come diciamo sempre, è molto complicato, e allora bisogna accettare questo risultato momentaneo che è la nostra salvezza, che ripeto è straordinario per noi perché è il decimo anno consecutivo che questa squadra, questa società è in Lega Pro, il prossimo anno ci sarà ancora e per la nostra società è un traguardo eccezionale perché, ripeto, da fuori forse ormai è diventata forse un'abitudine a questa cosa, ma non è una cosa semplice, vi posso garantire. Quindi ancora tanti complimenti e ora ci sono due partite ed è chiaro che in due partite c'è la possibilità, benché anche le ultime due saranno comunque complicate, perché non sono risultati, ma comunque saranno sicuramente complicate, ma di certo le può giocare senza magari quella tensione che poteva esserci in queste partite, perché c'è sempre quella preoccupazione, quella tensione, quel pensiero più magari a non subire che a creare, ma che credo faccia parte un po' di tutte le squadre. Ho visto tante partite ultimamente dove
si è prestato molto di più a difendere che ad attaccare, sono venute fuori partite un po' come oggi, quindi il discorso va esteso un po' a tutti, ecco. Quindi è successo anche a noi, però ora ci sono queste due partite, ripeto, la squadra può giocare liberamente, significa giocarle con un po' più di tranquillità, però sempre al massimo, perché se vuoi vincere devi comunque giocarle al massimo. Perché la scelta del 3-4-1-2 iniziale? Perché la scelta, guarda, sempre queste domande fanno sempre. Perché ci sono diversi motivi, perché c'erano due assenze in mezzo al campo, che quindi questo può essere un motivo, anche se i giocatori in panchina ci sarebbero stati per farlo, ma perché avevo bisogno di un po' di fisicità, perché mancandomi Catanese avevo bisogno, quindi la scelta è caduta un po' su Mouton e Benedetti non volevo toglierlo, quindi poi viene fuori un sistema un po' diverso, ma che comunque secondo me poteva essere valido, anche se il primo tempo magari in alcuni momenti abbiamo un po' sofferto, però poteva essere importante proprio per ripartire, per cercare di vincere anche la partita, perché con tre attaccanti è chiaro, sei un pochettino più scoperto, ma si poteva creare anche dei problemi a terra. Benedetti mi chiedono se è solo tattico, se sei fortunato, ecco, perché è chiaro, fa una situazione a 37esimo, non c'entra nulla, aspetto, era chiaro che era già 5 minuti che faceva fatica e non stavamo facendo fatica in mezzo al campo, quindi chiaro, potevo aspettare, ma 7-8 minuti mi sembravano ancora un numero importante, allora ho deciso di farla prima.